Gentile collega, il caso che porto alla vostra osservazione è un case report, cioè che cos'è? È un evento eccezionale. La diagnosi di romboencefalosinapsi è una diagnosi difficilissima, che può essere eseguita in casi eccezionali perché convergono tanti fattori che aiutano alla diagnosi. È una diagnosi che al tempo stesso diventa ancora più difficile quando, come in questo caso, non ci sono anomalie associate. E il motivo per il quale ve lo presento è questo, non per è solo quello di poter dire che in casi eccezionali si riesce a fare la diagnosi perché si riesce a vedere il segno principe che rappresenta l'assenza della struttura vermiana e quindi i due emisferi che sono tra di loro contigui. È ovvio che lì dove invece la struttura vermiana esiste in parte, ed ovvio che lì dove non esistono altri segni come anomalie associate, la diagnosi diventa pressoché impossibile. Allora, tenendo presente che è una patologia che è rara ma non rarissima, dovremmo osservare un numero maggiore di osservazioni. In realtà ne vediamo pochissime, quindi il messaggio da portare a casa è una diagnosi di una rarità infinita, che in casi eccezionali può essere ottenuta, ma quando viene ottenuta necessita sempre e comunque della conferma mediante la risonanza magnetica fetale. Va detto che il motivo per il quale lo presento nel filmato lunghissimo è quello per farvi vedere qual è il segno principe. Il segno principe è la mancanza della struttura vermiana e il fatto che i due emisferi sono tra di loro contigui, adesi, riuniti vicino e mancano altri segni che ci potevano aiutare. Grazie dell'attenzione. La romboencefalosinapsi è una rara malformazione della fossa cranica posteriore, caratterizzata dalla fusione degli emisferi cerebellari, dei peduncoli mediali e dei nuclei dentati, nonché dall'assenza o ipogenesia del verme cerebellare. Descritta per la prima volta nel 1914 da Pstenger durante un esame otoptico, il nome romboencefalosinapsi è stato coniato da Cross e Wolff nel 1959. È una malformazione estremamente rara, la coincidenza alla nascita è stimata essere intorno al 0,13%, come indicato in un lavoro di Sener del 2003, in cui 3.000 bambini sono stati sottoposti a risonanza magnetica nucleare. La romboencefalosinapsi si verifica tra il 28° e il 41° giorno di vita embrionale. Secondo la teoria più accreditata, la fusione degli emisferi cerebellari non sarebbe dovuta tanto ad un alterato sviluppo del verme, bensì ad un primitivo insulto nella differenziazione del verme cerebellare stesso. La romboencefalosinapsi è una malformazione sporadica, dovuta per lo più a una mutazione autosomica dominante insorta di nuovo. In letteratura sono comunque descritti casi in cui sono state individuate delle alterazioni cromosomiche, in particolare la deletione del cromosoma 2q e la traslocazione sbilanciata tra i cromosomi 2p e 10q. Anche anomalie genetiche potrebbero essere coinvolte nella genesi di tale malformazione, spiegando in questo modo i casi di ricorrenza nei fratelli e di consanguinità descritti in letteratura. Anche fattori ambientali sono stati considerati nella genesi della romboencefalosinapsi, ed in particolare il diabete mellito insulindipendente e l'assunzione di fenilciclidina, un allucinogeno, nelle prime fasi della gravidanza. Attualmente, comunque, la genesi della romboencefalosinapsi rimane ancora sconosciuta. In letteratura sono riportati pochi casi di diagnosi ecografica prenatale di romboencefalosinapsi, che per lo più viene diagnosticata dopo la nascita e talvolta viene diagnosticata occasionalmente nella vita adulta. Tale malformazione
può essere sospettata in corso di esame ecografico del secondo trimestre, quando non si riesce a visualizzare il verme cerebellare. Inoltre, si osserva un diametro trasverso cerebellare più piccolo, mentre il cervelletto non è ipoplasico. Nei casi riportati in letteratura, la lumefibrosinapsi viene sospettata durante l'esame ecografico dopo aver posto una prima diagnosi di ventricolomegalia. Inoltre, nella maggior parte dei casi, la diagnosi è confermata dalla risonanza magnetica nucleare, in cui si osserverà la fusione degli emisferi cerebellari, l'assenza o l'ipoplasia del verme cerebellare, un quarto ventricolo piccolo e i nuclei dentati fusi. La lumefibrosinapsi può presentarsi come manifestazione isolata a carico della fossa cranica posteriore o in associazione ad altre anomalie intracraniche. Frequentemente si osserva dilatazione del sistema sopratentoriale. L'idrocefalo, secondario per lo più ad ostruzione dell'acquedotto di Silvio, è di fatto spesso il primo segno rilevato in corso dell'esame ecografico. Le anomalie intracraniche descritte nella serie di Pasquier che analizza 40 feti, sono soprattutto a carico della linea mediana. E quindi abbiamo l'oloprosencefalia, l'assenza del setto pellucido, l'assenza e l'ipoplasia del corpo calloso, l'ipoplasia olivare, le anomalie del sistema limbico, la fusione dei talami, distesia setto-ottica, anomalie del chiasma ottico, ma sono descritte anche malformazioni corticali e sinostosi multiple delle suture craniche. Sempre nel lavoro di Pasquier del 2009 viene descritta anche l'associazione della lumefibrosinapsi con dismorfismi craniofacciali come l'ipertelorismo, una fronte prominente, le orecchie a un impianto basso, la micrognazia e così via, nonché con anomalie extracraniche a carico degli apparati cardiovascolari, respiratorio, urinario, ma soprattutto scheletrico, come la segmentazione o la fusione delle vertebre, i difetti del radio, la polidattilia, la sindattilia, l'ipoplasia delle falangi e la duplicazione dei pollici. Alcune volte la lumefibrosinapsi rientra in quadri sindromici più ampi, come la sindrome di Gomez-Lopez-Hernandez, in cui oltre alla lumefibrosinapsi si osserva turricefalia, alopecia temporoparietale e anestesia del trigemino. Questi ultimi due segni non sono necessari per la diagnosi tale sindrome. Inoltre la lumefibrosinapsi può rientrare nella sequenza Bactrian, dove ricordiamo è caratterizzata questa sequenza da anomalie vertebrali, atresie anali, cardiopatie, anomalie renali, atresie esofagee o fisso tracheoesofagee, anomalie degli arti, nonché nella sequenza Bactrial-H, dove H sta appunto per idrocefalo. Quindi oltre alle anomalie viste nella sequenza Bactrial, troveremo anche l'idrocefalo. Per quanto riguarda le manifestazioni cliniche, la lumefibrosinapsi si manifesterà con diversi sintomi in base all'interessamento delle strutture sopratentoriali. In particolare, questi bambini presenteranno atassie, ipotonia muscolare, spasticità, strabismo, movimenti anomali degli occhi, disartria e anche gradi diversi di ritardo nello sviluppo. Sono stati descritti inoltre anche disordini cognitivi, disturbi dell'attenzione, comportamento autolesivo e disturbi ossessivo-compulsivi. Passiamo ora al filmato di un esame svolto in corso del secondo trimestre di gravidanza in cui viene posta diagnosi ecografica di lumefibrosinapsi isolata. Grazie per l'attenzione. Gentile collega, nelle diapositive che hanno preceduto l'esposizione di questo filmato, hai visto e hai capito che la patologia che andiamo ad affrontare è una patologia della fossa cranica posteriore estremamente poco frequente. Hai visto che si tratta di patologie la cui diagnosi è stata eseguita in epoca prenatale in un numero esiguo di casi, quei pochi casi diagnosticati sono stati diagnosticati dopo la nascita sulla scorta di altre indagini, ed in primis l'esame clinico neonatale o infantile e soprattutto la risonanza magnetica. Quello che
tu noterai durante l'esposizione di questo video è l'insistenza con la quale io andrò a misurare il diametro trasverso del cervelletto e soprattutto queste proiezioni, come vedi, di piccoli movimenti della sonda, atti ad identificare eventualmente delle anomalie che potessero mettere in comunicazione il quarto ventricolo con la cisterna magna. Tu lo vedrai tante volte l'esecuzione di questa misura. Questa è la misura più grande che noi abbiamo ottenuto di 21,5 mm contro un valore atteso di circa 26-27 mm. Ci troviamo poco dopo le 24 settimane. A questo punto due iniziali considerazioni. La prima è, visto che abbiamo esaminato con grande attenzione tutto il sistema nervoso centrale ed è tutto assolutamente perfetto. Qui vedi il profilo che non mostra nessuna alterazione se non una modesta ipoplasia del naso, ma l'aspetto di cui abbiamo appena accennato, cioè di una regolare morfologia del corpo, di tutta l'anatomia encefalica, rende questo caso ancora più singolare. Perché? Perché noi sappiamo che nelle alterazioni del sistema nervoso centrale, ma ecco, vedi che abbiamo formulato la diagnosi di romboencefalo sinapsi, il più delle volte noi ci troviamo di fronte ad una patologia della fossa cranica posteriore, la cui caratteristica è la genesia del verme, ma in quei casi noi troviamo quasi sempre, costantemente associati, delle anomalie del sistema nervoso centrale. L'aspetto caratteristico è quello che vedi in questa immagine, dove si vede che la morfologia degli emisferi cerebellari è tutto sommato conservata, ma manca la porzione mediana, cioè manca il verme cerebellare. I due emisferi cerebellari fusi conferiscono questo aspetto caratteristico al cervelletto che vedi in queste immagini, con numerosissime pliche durali che sono facilmente individuabili negli spazi subaracnoidei posteriormente al cervelletto. E qui ovviamente nasce immediatamente la considerazione che dovevamo fare qualche istante fa, e cioè nel momento in cui noi ci troviamo di fronte ad una alterazione della fossa cranica posteriore, nella quale vi è una agenesia totale del verme cerebellare o una ipoplasia estremamente severa, ci si aspetterebbe di trovarci di fronte a una patologia in cui vi è comunicazione fra il quarto ventricolo e la cisterna magna, cioè in quelle che vengono appunto classificate come patologia di Dandy Walker o Dandy Walker simili. Ma in questo caso, invece, l'aspetto caratteristico di questa malattia è appunto l'assenza della comunicazione tra questi due spazi subaracnoidei, pur in presenza di una genesia del verme. Ancora una volta, vedi come ho cercato con grande insistenza la possibile comunicazione e hai notato la presenza di queste spesse pliche durali che sono presenti nella cisterna magna. Ancora una volta, quindi, dobbiamo ribadire alcuni concetti fondamentali, e cioè che è una patologia estremamente rara. È una malattia in cui è stata posta diagnosi in circa una cinquantina di casi. Ovviamente parliamo di diagnosi pre e postnatali, soprattutto postnatali, perché ribadisco ancora una volta, la diagnosi in epoca prenatale è stata posta in un numero estremamente esiguo di casi. La diagnosi, quelle poche diagnosi prenatali, sono state eseguite, come nel nostro caso, a partire dal secondo trimestre, dal tardivo secondo trimestre. Pur trattandosi di una patologia il cui difetto di sviluppo probabilmente risale alle prime settimane, purtroppo la malattia non è visibile se non a partire dal tardivo secondo trimestre. La diagnosi, quindi, è una diagnosi estremamente difficile, ed in questo caso lo è ancora di più perché mancano le anomalie associate, come l'idrocefalia, la genesia
dell'area del corpo calloso che normalmente sono presenti in questi casi. Inoltre, non dimentichiamo di richiedere sempre la risonanza magnetica che deve confermare questo quadro assolutamente caratteristico e il counseling del neurologo che meglio di chiunque altro può spiegare qual è l'outcome neonatale in questa patologia. Io vi ringrazio. Una delle maggiori applicazioni della risonanza magnetica fetale nello studio dell'encefalo fetale risulta lo studio della fossa cranica posteriore del cervelletto. In questo caso il sospetto ecografico era un'ipoplasia cerebellare e verosimilmente una condizione di romboencefalosinapsi. L'esame di RM viene eseguito prevalentemente con l'impiego di sequenze T2 pesate sul piani assiali, coronali e sagittali per la valutazione della fossa cranica posteriore, del cervelletto, del troncoencefalo e naturalmente delle strutture sovratentoriali. In questo caso, possiamo evidenziare in questa sequenza acquisita sul piano assiale la presenza di un cervelletto di dimensioni ridotte con un aspetto particolare legato alla convessità del suo profilo posteriore. Inoltre possiamo osservare una riduzione del quarto ventricolo, mentre la cisterna magna a tale livello risulta di dimensioni conservate. Inoltre, a una visualizzazione più attenta, possiamo dimostrare un'assenza delle normali circonvoluzioni cerebellari. Questo aspetto liscio viene appunto bene evidenziato in questa acquisizione. La successiva acquisizione in un piano caudale al primo dimostra ulteriormente questi aspetti. Possiamo sempre valutare un quarto ventricolo piccolo e un aspetto convesso lineariforme del profilo posteriore del cervelletto. La scansione sul piano sagittale risulta di notevole importanza. Questa è un'acquisizione sulla mediana, cioè sulla parte, diciamo, sul centro dell'encefalo, e possiamo valutare il corpo calloso, il profilo del parenchima cerebrale, quindi delle strutture sovratentoriali. E naturalmente possiamo visualizzare la fossa cranica posteriore, mettendo in risalto sia il cervelletto che il troncoencefalo. Da questa immagine possiamo notare come il quarto ventricolo sia ridotto di dimensioni e il cervelletto a tale livello manca dei punti di riferimento anatomici, infatti non possiamo visualizzare la scissura primaria, non visualizziamo i folia del verme cerebellare e quindi è un'ulteriore conferma che vi è un sovvertimento della struttura. La cisterna magna risulta di regolare ampiezza, il quarto ventricolo pressoché assente. Le strutture sovratentoriali risultano di regolare rappresentazione e infatti potete notare che questo piano assiale acquisito con sequenze T2 pesate, i ventricoli laterali di regolare ampiezza in asse, il cavo del setto pellucido nella norma, un plate corticale regolare e gli spazi pericerebrali nella norma. In conclusione, questo caso mostra gli aspetti tipici di una romboencefalosinapsi caratterizzati da ipoplasia cerebellare, dalla fusione dei lobi, dall'assenza del verme cerebellare e dalla riduzione del quarto ventricolo con strutture sovratentoriali normali.